Chi? Zinna vuol dire qualcosa. Di solito sta sempre zitto. Io avrei piacere di fare il confronto con questo signore che è lì che non conosco. Facciamo, accompagniamolo qua. No, signor. Su quali fatti? Non è che possiamo fare i confronti sull'universo mafia. Certo, capito. Signor Presidente. Perché sennò è solo un modo per tentare di intimorire il dichiarante. Signor Presidente, non mi sente? Non può essere consentito. Signor Presidente, mi sente? Sì, la sentiamo. Sì. Vorrei fare il confronto con questo signore che lì... Dice il pubblico ministero, il confronto lei su quali fatti che ha detto il dichiarante lo vuole fare. Perché ha parlato di tante e di tante cose. Signor Presidente, io pare che ho capito che quello che lei dice che io voglio intimidire, io non voglio intimidire a nessuno, voglio fare una domanda, l'avvocato non ce l'ho oggi, voglio fare una domanda a questo signore. Perciò non ho il mio diritto a fare una domanda a questo signore io oggi. Avvocato Ganti, lei è adesso difensore d'ufficio. Avvocato, mi sente? Perché io non sento, io desidero, se poteva fare il confronto con questo, perché pare che questo parte del Sina, a quanto pare non conosce, parte di 80, parte di 90, parte che queste cose che le raccontava, mi pare che ha detto Badalamenti, che ha detto Manuela, affrontiamo queste cose, ma questo io non ho capito quasi niente, che cosa ha detto questo di Sina, perché pare che ho sentito parlare di Sina. E l'unico che mi ha visto a me, scusate, ma non... Ha visto come fa a parlare di me questo signore, perché parla per bocca degli altri, mi pare, che se non ho capito male. La pronuncia e gliela fai domanda, la ringrazio. Consentite? Certo. Allora, desidero chiedere al dichiarante se conosce il signor Rina Salvatore. No, non l'ho avuto mai presentato, il signor Rina Salvatore. Chi gliene ha parlato? Tutti gli altri uomini perdenti che conoscono il signor Rina Salvatore. Cioè? Tutta la famiglia, quelle di... Tutti i Badalamenti, i Rime, Filippo Rime, Natale Rime, tutti i Sciacca me ne parlavano pure quando ancora all'inizio di guerra, non c'era la guerra, quando io sono uscito da questo carcere. Tu sei un pazzo, deve dire che ti deve far dire queste cose, perché tu sei pagato per dire queste cose. Presidente, sei pazzo, sei! Presidente, quando sei pazzo che dice queste cose! Presidente, tagliamo la voce, Presidente.